Dunque, oggi facciamo un esercizio per, diciamo così, sempre sul tema di mock-up. Un po' diverso rispetto alla volta scorsa, in quanto, se ricordate, l'esercizio che avevamo fatto sul, diciamo così, sistema Tuber era un sistema mobile, no? Quindi le modalità di disegno dell'interfaccia erano pensate per lo schermo di uno smartphone. Adesso l'esercizio che vi propongo oggi, invece, riprendendo gli esercizi che abbiamo già anche fatto in passato, è di tipo web, così abbiamo un esempio dell'uno e dell'altro tipo e riusciamo a gestircelo. Quindi l'esercizio che vi proporrei di fare insieme oggi sono i mock-up per una parte, ovviamente, del caso d'uso del problema dei condomini, no? Che avevate visto 2 settimane fa in laboratorio. E io partirei, che avete anche già ripreso in termini di caso d'uso la settimana scorsa, giovedì, no, quella precedente, insomma, quando è venuto Sebastian a fare l'esercitazione. E questa è un'anteprima della soluzione che pubblicheremo oggi dell'esercizio, dei casi d'uso. Io procederei così: guardiamo insieme un caso d'uso pubblicato, cioè sviluppato con la narrativa, e sulla base di questa narrativa ci costruiamo il mock-up corrispondente. Quindi cerchiamo di capire anche qual è la corrispondenza, no, tra il caso d'uso e il mock-up un pochino più in dettaglio. Allora, questo, io partirei da questo caso d'uso, che è relativo all'inserimento dei dati del condominio. Quindi su questo esercizio del condominio avete fatto il diagramma dei casi d'uso, poi alcuni di questi, no, li abbiamo espansi anche in termini di narrativa e di dettaglio. Inserimento dei dati del condominio, dovevamo il primary actor come l'amministratore del condominio, quindi l'amministratore inserisce i dati di un nuovo condominio. Adesso leggiamo insieme questo caso d'uso, non è molto diverso, c'è qualche dettaglio in più rispetto a quanto avete visto insieme in aula la settimana scorsa, ma nulla, fatemelo mettere così, così si legge più facilmente. Eccolo qua, questo qui. Allora, lo scenario principale di successo è composto da 6 passi, poi ci sono alcune estensioni. Allora, lo scenario di successo è: 1, l'amministratore chiede di inserire un nuovo condominio, quindi l'azione in cui l'amministratore vuole fare un'azione. 2, il sistema chiede di specificare il nome da ricercare. 3, l'amministratore inserisce il nome del condominio. 4, il sistema verifica che il nome non esista e richiede di inserire i dati del nuovo condominio. 5, l'amministratore inserisce i dati del condominio. 6, il sistema convalida e memorizza il nuovo condominio. Molto semplice, inserimento di dato con l'unico controllo che il nome associato col condominio non esista ancora. Poi ci sono delle eccezioni, in cui ad esempio il passo 3 e il passo 5, quindi quando l'amministratore dovrebbe inserire il nome del condominio o quando dovrebbe inserire i dati del condominio, questo amministratore decide di annullare l'operazione, quindi lo può fare in qualunque momento, cioè ogni qualvolta tocchi a lui, lui può decidere di interrompere. Caso B è l'amministratore inattivo, caso 2 termina con fallimento. Ecco, analogo all'annullare, l'azione specifica di annullare, il fatto che l'amministratore lascia il computer acceso e se ne va. Allora il sistema informativo, dopo un po', taglia la sessione e conclude, diciamo così, in modo non conclude l'operazione, l'annulla, perché di fatto l'amministratore non sta più interagendo col sistema stesso. E questi sono, se vogliamo, eccezioni facili. Poi il classico caso: annulla a metà oppure abbandona. Invece le altre 2 eccezioni sono più di merito, no? Più specifiche relativamente a questo caso specifico. 4
C, ma potrebbe essere anche 4A, ecco, quindi chi ha fatto questa traduzione ha deciso di non riusare la stessa lettera BCD, ma è assolutamente differente, è una variante del caso 4 in cui il nome del condominio è già presente. Allora, al passo 3 l'amministratore aveva inserito il condominio Splendoro. Il sistema dice va bene, inseriscimi i dati, fornisci i dati del condominio Splendore, oppure dice, caso 4D, C scusate, dice no, guarda che il condominio Splendore esiste già. Quindi è un'alternativa rispetto alla risposta del caso 4 in cui non mi chiede più di inserire i dati, ma mi dice guarda che devi modificare. Non va bene questo nome, scegliere un altro, e quindi mi dà la possibilità di tornare al passo 3, che è quello in cui posso inserire un nome. Quindi io luppo lì, ho un ciclo in cui non riesco, continuo a rimbalzare tra i passi 3 e 4 fino a quando non inserisco un nome di un condominio che non esiste ancora. Qui il caso d'uso è inserisci un nuovo condominio, non è modifica un condominio esistente, quindi il nome che devo dare è un nome che non esiste ancora. Il passo 6 è analogo ma più semplice, nel senso che dopo che al passo 5 io ho inserito tutti i dati, l'amministratore inserisce i dati del condominio al passo 5, il sistema al passo 6 gli potrà dire tutto bene, confermato, oppure guarda che ci sono degli errori, mancano i dati obbligatori, manca il codice fiscale del condominio, manca l'indirizzo, quello che volete, e allora torna al passo 5 a correggere i dati che avevi inserito. Quindi relativamente lineare come caso d'uso. L'unico dubbio, no? Pochino, che ci faremo è soprattutto sul passo 5, inserisce i dati del condominio, fin qui va bene così, ma quando passiamo al mock-up dobbiamo fare l'elenco di quali sono questi dati e per ciascuno di questi trovare qual è il modo migliore di inserirlo a livello di interfaccia utente. Basterà una videata, ne serviranno due, questo lo vediamo quando andiamo a fare l'elenco di quali sono i dati che sono caratterizzanti di un condominio. Per il resto lo impostiamo in modo abbastanza facile. Il passo 1 potrebbe essere l'unico passo diciamo ambiguo, diciamo che potrebbe anche non esserci, potrebbe anche essere sottinteso, no? Come sempre nei casi d'uso, noi questo caso d'uso in qualche modo va richiamato dall'utente, quindi l'utente dovrà agire diciamo sui menu dell'applicazione e dire adesso voglio fare questo. Noi nel caso di Tuber non l'avevamo fatto, eravamo partiti dalla prima videata in cui io inserivo già l'indirizzo. In realtà a monte io devo aver aperto l'applicazione, non l'ho scritto nel caso d'uso, perché aprire l'applicazione, magari selezionare un bottone, una voce, un più per dire che è di un passaggio, faceva parte della attivazione del caso d'uso, del lancio del caso d'uso, no? In questo caso qui invece questa attivazione del caso d'uso è stata inclusa come punto 1, non c'è una legge ben precisa, non possiamo pensare che avvenga prima, quindi il caso d'uso parte quando in realtà il sistema risponde già a una richiesta dell'utente, oppure il caso d'uso parte con l'utente che agendo sul diciamo, menu generale dell'applicazione o sulla pagina principale dell'applicazione richiede quella funzione specifica. Però di solito questo l'amministratore chiede di inserire un nuovo condominio e non fa parte, come videate, di quelle che svilupperemo per questo caso d'uso, farà parte più del menu generale dell'applicazione, no? Una pagina da cui sono accessibili tutte le funzioni possibili e immaginabili. Quindi questo possiamo decidere se modellarlo oppure no, se rappresentarlo oppure no, è un elemento di confine, cioè come faccio a iniziare il caso d'uso, no? Dove finisce un caso e dove comincia un altro essenzialmente. Ok, veniamo a noi, creiamoci un progetto che chiameremo condominio. E questa volta creiamo, sì lo so cosa devo fare, grazie, creiamo dei mock-up web anziché mobile, perché l'applicazione web
Quindi inseriremo i nostri elementi all'interno della finestra del browser. Qui c'è l'elemento browser window che mi rappresenta in modo schematico la finestra di un browser. Quindi un po' diverso, no? Come impressione, come prima impressione e anche come, soprattutto come spazio a disposizione rispetto alla, a uno smartphone. Quindi qui ho più spazio, me la posso sostare meglio, farò delle scelte diverse rispetto a prima. Se la stessa grado d'uso dovessi realizzare con smartphone, probabilmente il numero anche di videate sarà diverso. Ecco, una nota solo ai fini dell'esame. Noi ovviamente, posso dire purtroppo, l'esame lo facciamo su carta. Non perdetevi a fare tutti i ghirigori del browser e cose di questo genere, no? Cioè, basta un rettangolo che si capisca che sia un browser in modo estremamente schematico, no? Perché, a volte vedo alcune persone che si dilettavano nel fare proprio tutti la casetta, eccetera, eccetera. Va bene, ecco, se proprio avete tempo da perdere, ma ovviamente quel che conta sono i contenuti e che si capisca che quella è una finestra del browser piuttosto che il contenitore di uno smartphone. Ok. Allora, partiamo dall'inizio del caso d'uso, partiamo dal passo 2, il sistema chiede di specificare il nome da ricercare. Quindi immaginiamo che l'utente nel menu di sistema abbia scelto inserisci il nuovo condominio. Quel mockup non lo so fare perché dovrei vedere tutti i voci del menu e poi modellarli in questo modo. Al momento, quando mi ha dato questo singolo caso d'uso, non ho la visibilità per costruire il resto. Partiamo dal primo passo, in cui effettivamente si tratta di questa attività specifica. Il sistema chiede di specificare il nome da ricercare. Allora, vorrà dire che l'utente, il sistema chiede di specificare, e poi cosa succede? Succede che l'amministratore inserisce il nome del condominio. Questi due passi vanno insieme. Passo 2 è quello nel quale il sistema predispone la videata nella quale l'utente potrà inserire, e in questa videata, nel passo 3, l'utente inserirà un nome e schiaccerà invio. Okay. Quindi un mockup unico per i passi 2 e 3. Quali sono, due domande sempre, quali sono le informazioni che il sistema mostra all'utente e quali sono le informazioni che l'utente inserisce nel sistema? La pagina del mockup deve contenere entrambe queste cose. Allora, quali sono le informazioni che il sistema mostra all'utente? Nessuna. Per come è descritto il caso d'uso. Uno può dire no, ti potrei mostrare un piccolo elenco di tutti i condomini, no, cioè non è richiesto, no? In questo caso non è specificato. Il sistema non deve fornire all'utente informazioni affinché l'utente possa rispondere. È il primo passaggio, l'utente inserisce il nome. Quindi non, in questo caso l'informazione fornita dall'utente al sistema non esiste. Non c'è, non dobbiamo preoccuparci di inserire, di mostrare dei dati o delle informazioni. Quali sono le informazioni fornite invece dall'utente al sistema? Una sola è il nome, quindi una stringa, un nome del condominio da inserire. Qui è molto semplice. Allora, a livello di mockup ci immaginiamo magari una pagina che si intitoli gestione condomini, poi magari mettiamo un sottotitolo inserimento nuovo condominio, che così richiama l'utente la funzione che ha scelto. A questo punto l'utente dovrà semplicemente inserire il nome in una casella di testo. In una casella di testo, da qualche parte,
dove ci aggiungo un'etichetta che posso chiamare nome condominio, e poi un bottone che chiamo inserisci. Molto essenziale, non mi pare che ci sia molto in serio. Se volessimo ricordarci che in realtà noi immaginiamo che questa applicazione probabilmente avrà poi anche degli altri comandi possibili, no? Quindi l'utente avrà inserito una serie, adesso io ho messo un menu per ricordarmi, guarda che l'interfaccia permette all'utente di fare varie cose, lui ne ha selezionata una, quindi potrei dire inserisci oppure visualizza, inserisci modifica, stampa, eccetera, e inserisci, se non sbaglio l'asterisco me lo metto in grassetto, ecco, io sto immaginando questo sito che abbia una barra dei menu su cui ci sono le varie funzioni, ho evidenziato in questo caso in grassetto quella in quale, nella quale sono inserito. Allora, se ci fosse, scusate, se volessimo modellare mockup per il caso d'uso numero uno, per il passaggio numero 1, cioè l'utente sceglie, farei semplicemente, userei solamente questa parte del mockup, il titolo, qualche informazione generale e poi una barra di menu che mi permette di selezionare le voci. Qui siamo già nel passo 2 in cui l'utente ha già selezionato la voce, la seconda in questo caso, e quindi si trova già nella funzionalità di inserimento. Il sito dovrà avere dei menu e delle modalità di navigazione che permettano all'utente di attivare, di accedere a tutti i casi d'uso a cui lui ha accesso. Menu, un insieme di icone, un insieme di voci, un insieme di bottoni da progettare. Ma normalmente il sistema di navigazione lo si progetta a parte rispetto al dettaglio dei singoli contenuti, perché per farlo bisogna della vista d'insieme. Noi ci occupiamo più in questi esercizi sulla parte di dettaglio, non della vista d'insieme. Ok, il nome condominio è un testo normale, una stringa di testo di una certa lunghezza, quindi io qua gli ho lasciato lo spazio abbondante, perché questo potrebbe essere anche un nome lungo, non solamente, capite, psicologicamente, se io vedo una cosa di questo genere o se vedo una cosa di questo genere mi faccio due modelli mentali molto diversi del tipo di dato che voglio inserire, che ci si aspetta che io inserisca. Quindi, al di là del fatto che anche in un campo corto io posso scrivere comunque 200 caratteri, perché poi al massimo fa lo scrolling, però se lo vedo piccolo probabilmente mentalmente dico, ma allora devo mettere un numero o una sigla, se lo vedo ampio invece tendo a definire un nome. Quindi sono piccoli anche accorgimenti attraverso cui l'interfaccia guida l'utente, no, nel tipo di dati che deve inserire. Questo è il passo, direi, che abbiamo chiamato 2 o 3. Quindi è il caso d'uso, inserisci, passi 2 o 3. Quindi l'abbiamo chiamato inserimento 2 o 3. Poi 2, 3, c'è il 4. Nel caso 4 cosa devo fare? Il sistema verifica che il nome non esista
e chiede di inserire i dati del nuovo condominio. L'amministratore inserisce i dati del condominio, quindi 4 e 5 vanno di pari passo, se va bene, altrimenti c'è il 4C in cui invece il sistema dirà che non va bene. Allora, facciamo il caso normale prima, 4 e 5. Il sistema verifica che il nome non esista e richiede di inserire i dati del nuovo condominio. L'effetto di questo sarà un nuovo mockup che duplico da questo attuale, allora quali sono le informazioni, due domande solite, le informazioni che il sistema mostra all'utente? Il sistema deve mostrare all'utente il nome del condominio scelto appena inserito e, se vogliamo, l'informazione del fatto che questo nome è valido, cioè non è ancora duplicato. Quindi a questo punto potremmo dire inserimento condominio, due punti, li possiamo mettere come nome, qua il nome Splendore, l'abbiamo chiamato, no? Adesso buttiamo via questa roba qua. Cioè, anziché scrivere, nel caso d'uso c'è scritto cosa fa il sistema controlla che il nome ci sia. Non mi sembra il caso di dire all'utente guarda che ho controllato, il nome non c'è e quindi è lecito. Semplicemente il fatto che mi faccia andare avanti mi ricorda il nome che ho scelto ma non me lo fa più modificare. A questo punto non è più una casella di testo in cui scrivo l'utente scrive il nome, ma quello stesso nome è stato ormai fatto proprio dal sistema. Questo è, adesso dammi i dati. Quindi il fatto che io arrivi qui dice all'utente uno che il nome che ho inserito è stato accettato e di conseguenza che era un nome valido, quindi non serve dire di più. Lunghe frasi che verrebbero da scrivere, ho controllato e il nome non esiste, non, come solito non servono a niente, tanto non legge nessuno. No? È sempre meglio far sì che l'utente capisca che l'azione è andata a buon fine per il fatto che qualcosa è cambiato nell'interfaccia, che il sistema dà per scontato che questo condominio ci sia, lo chiama per nome e ho usato il nome che ho dato io, non serve di più. Ok. La prima metà era che cosa, quale informazione deve mostrare il sistema all'utente, e ce l'abbiamo. La seconda metà è quale informazione l'utente deve fornire al sistema. E qui è un po' vago, i dati del condominio. Quali sono i dati del condominio? Allora a questo punto dovremmo andare a prendere il modello concettuale sottostante a questo problema. Vedere qual è il concetto, la tabella condominio e che cosa, quali attributi e quali relazioni sono definite su quella classe. Adesso purtroppo questo esercizio specifico non abbiamo ancora fatto, no? Il modello concettuale non lo facciamo, non ci mettiamo ora a farlo completo, ma andiamo solamente a leggere il testo cercando di evidenziare quali sono gli elementi che compone una descrizione del condominio. Quindi ci facciamo solo la classe del condominio, non è il modo giusto di procedere, dovremmo averla fatta prima, ma visto che il nostro focus adesso è l'interfaccia grafica. Quindi leggiamo velocemente il testo, andiamo a evidenziare tutte le informazioni a proposito del condominio che dovremmo inserire nella creazione di un nuovo condominio stesso. Allora, si vuole analizzare i requisiti relativi a un software di gestione condomini in grado di supportare l'amministratore sia per quanto riguarda la gestione anagrafica che per quanto riguarda la gestione finanziaria. Va bene. Per quanto riguarda la gestione anagrafica, il software permetterà l'inserimento da parte di ogni amministratore dei dati dei condomini, cioè indirizzo, codici catastali, e c'è un bellissimo eccetera, e dei condomini, quindi le persone che abitano lì dentro. Qui non ci interessano,
questo caso, perché noi siamo nella fase di inserimento del condominio. L'amministratore procederà alla rendicontazione delle spese di condominio e alla ripartizione sui singoli condomini. Il sistema offrirà la possibilità di preparare raccomandate di notifiche di pagamento, verranno inviate all'amministratore a mezzo posta. I condomini, previa registrazione sul sistema, potranno accedere alle informazioni relative ai millesimi di propria competenza. I millesimi sono una proprietà del condomino, non del condominio. A livello di condominio fa sempre 1000, quindi non c'è un'informazione. È la relazione che ha il condomino col condominio. È la posizione in merito alle spese di condominio, pagato da pagare, potendo eventualmente consultarne lo storico. Per semplificare l'archiviazione dei dati, importazione e esportazione dei dati di ogni condominio, però non è generico, non è più specifico di che dati, in formato XML. La gestione del riscaldamento è affidata a una ditta esterna che periodicamente inserisce nel sistema le informazioni relative ai consumi di ogni singolo appartamento. A questa ditta esterna chiaramente è definita a livello di condominio. È la stessa per tutto il condominio. Poi ci chiediamo se la dobbiamo definire adesso o la definiamo in un secondo momento, però sicuramente è un dato che è legato al condominio stesso. Misurati con la politica calorimetri, riscaldamento delle aree comuni verrà ripartito dal sistema in base alle quote millesimali di ciascun condomino. L'amministratore dovrà poter verificare il costante aggiornamento delle spese di riscaldamento, ma sono funzionalità che non ci interessano, che verranno incluse nella ripartizione. La ditta esterna potrà segnalare tramite il sistema la presenza di consumi minori anomali e richiedere la disponibilità di condomini e un intervento in loco. Tra le richieste dovranno essere approvate dall'amministratore, saranno consultabili dai condomini con la N nella propria area sul sistema. Allora, purtroppo il testo non ci dice molto, ci dice essenzialmente che del condominio ci interessa l'indirizzo, codici catastali, un eccetera e parla, vabbè, dati del condominio non dice molto, parla dell'informazione ad esempio della ditta che gestisce il sistema di riscaldamento. Ok? In realtà nell'eccetera alcune cose di sicuro già sappiamo che esistono. Ad esempio ogni condominio deve avere un conto corrente bancario per gestire le spese e la ripartizione, eccetera, eccetera. Quindi nell'eccetera sicuramente c'è il conto corrente, molto altro probabilmente non c'è. Quindi noi possiamo decidere che la classe condominio sarà fatta così. Avrà un indirizzo che è la stringa. Poi, codici catastali, cosa sono? Avete mai preso in mano un atto di vendita, di acquisto, di affitto? No, sempre fatto i genitori per voi, fortunato. Sono 3-4 numeri, 3 o 4, a seconda dei casi, che si chiamano foglio, subalterno e particella. E poi c'è la classe di accatastamento. La classe in realtà è relativa a ogni singola unità immobiliare, quindi ogni singolo alloggio, quindi non so se sia definita anche a livello di condominio. Sono dei numeri, eh? Se voi andate sul sito del catasto edilizio urbano, ogni città è definita in una serie di fogli, ogni foglio è definito in mappali e ogni mappale è diviso in subalterni, e questa terna di numeri, a volte c'è anche una lettera all'interno ABCD eccetera, ogni combinazione di queste lettere identifica in modo univoco una unità immobiliare. Qui sono dei numeri o piccole lettere. Quindi quello che possiamo dire, potremmo per semplicità definire una nuova classe che sono i dati catastali, in modo da poter eventualmente anche modificare o pensare indipendentemente, dove hai, ad esempio,
mi pare che si chiami particella il quarto numero, ma non, non prendete per oro colato tutto che c'è scritto qua dentro. Di sicuro ogni condominio avrà un insieme di dati catastali univoco. Questo è un esempio di una relazione di tipo 1-1, perché ogni condominio ha dei dati catastali e quei dati catastali identificano in modo univoco il condominio. Quindi il fatto che questa relazione sia 1-1 mi fa dire che queste informazioni le avrei anche potute tranquillamente annegare come attributi del condominio. Però visto che di per sé formano un dato complesso, in certo senso, per chiarezza lo lasciate fuori, per evitare che si mescolassero altre informazioni. Dal punto di vista concettuale non cambia nulla. Averle in una classe separata, con relazione 1-1, o averle dentro la classe di partenza, è la stessa cosa. Modelliamo esattamente le stesse informazioni, con gli stessi vincoli, con le stesse regole. Poi abbiamo detto il conto corrente. Di cui ci sarà ovviamente l'IBAN, che è una stringa. Ah no, è il nome del condominio. L'avevo dato per scontato, ma c'è. Non stringa, string. Questo, se riusciamo a portarlo su, ecco, è quello più importante. E poi c'era l'altra informazione che è relativa alla ditta che fa la manutenzione alla parte termica dell'edificio, giusto? Allora, questa come la rappresentiamo? Un'altra entità, con chi, come la chiama, ditta esterna. Il testare è un po' povero, no? Però ditta che fa manutenzione, di cui il condominio, che è specificata per questo condominio. Questa ditta avrà ovviamente un nome e altri attributi che in questo momento non sappiamo, non sono specificati. Adesso scrivo solo così altro, perché le cardinalità sono che ogni ditta può servire molti condomini, ogni condominio, da ciò che ho capito dal testo, è gestito da una ditta specifica. Allora, noi dobbiamo permettere all'utente di inserire i dati del condominio. Quali sono i dati del condominio? Questi. Cioè gli attributi stessi del condominio e le relazioni a cui il condominio partecipa. Quindi, nel caso della ditta di manutenzione, non devo inserire il nome della ditta. Avrò già un insieme di ditte caricate e devo dire questo condominio quale ditta prende. Una relazione di questo genere significa in qualche modo che devo scegliere una ditta tra un insieme di ditte. Da qualche altra parte ci sarà la funzionalità per caricare una nuova ditta. I dati catastali, visto questa relazione particolare 1-1, fanno parte dei dati del condominio, quindi in realtà non posso creare, qui c'è 1-1, non posso creare il condominio senza definire contestualmente anche i suoi dati catastali. Quindi devo predispormi di fatto a inserire 8 dati. No, 7, pardon, il nome ce l'ho già. Poi dovrò inserire l'indirizzo, il conto corrente, i 4 numerini del catasto e il nome della ditta che farà la manutenzione. Sono 8 dati in tutto, ma il nome ce l'ho già. Allora, va bene,
8 dati ci stanno tutti in una videata? Sì. Non devo necessariamente spezzare questo inserimento in più fasi. Il nome ce l'ho già, devo inserire l'indirizzo, il conto corrente, i dati catastali e scegliere la ditta. E infatti i dati catastali lo sto dicendo in una frase sola, non sto dicendo il foglio subalterno, mappale, eccetera, eccetera. Quindi anche concettualmente sono una cosa unica per me, anche se sono fatti di 4 numeri. Quindi anche visivamente dovrò fare in modo che l'utente li veda in modo aggregato. Poi li deve inserire tutti e 4 per forza, non c'è santo. Ok, allora, dove siamo? Abbiamo detto, la prima cosa che deve inserire è l'indirizzo. Allora, l'indirizzo sarà un campo di testo normale. Dove l'ho messo? Ecco qua, dove sei andato? Qui. Con una sua bella etichetta. Label. Qua. Indirizzo. Poi abbiamo conto corrente bancario, quindi di nuovo ecco qua, duplica, c'è questo bottoncino qua, già fa il lavoro per noi. IBAN. Poi ci sono i dati catastali, è un modo, potrebbe essere quello di, anziché prenderli uno per riga, metterli tutti sulla stessa riga, e quindi vuol dire che avremo delle caselle che sono decisamente più piccole com'è che si chiamavano foglio di questo genere. Ancora così. Così mi piace di più. Allora, cosa ho cercato di fare in questo caso? Di rendere visivamente, giocando sugli spazi, una nozione di contenimento. Se io sto dicendo che ti prendo tre cose, indirizzo, IBAN e dati catastali, qui sono le etichette di che cosa ti prendo. Poi a destra
o ti do lo spazio per inserirle. E in questo caso ho usato una larghezza uguale per un dato singolo di tipo stringa oppure per quattro dati articolati. Quindi in qualche modo adesso questo spazio qua non mi soddisfa molto perché è ancora un pochino stretto, però ti sto dicendo i dati catastali sono composti da questi quattro pezzi che devi inserire e l'insieme di questi quattro dati corrisponde a quel dato aggregato. Poiché i dati mi stanno tutti su una sola riga, no, mi sembra sufficiente così. Se invece avessi più elementi che compongono i dati catastali, oppure fossero più lunghi, per cui devo spezzare magari due righe, due sopra, due sotto, allora ho qualche fatica in più a riuscire a comunicare all'utente che quell'insieme di questi elementi costituiscono questo gruppo qua. Allora, in quel caso quello che si può fare è usare o il colore di sfondo, oppure anche solo un rettangolo, una cosa di questo genere. Adesso questo caso non serve, anzi dà solo fastidio. Colore no, non c'è, perché uno no, cioè mi faccio un riquadrino che contiene i dati, poi a volte il nome. Scusate, che lo mando dietro così non mi dà fastidio. È andato. Ah, è andato dietro anche al browser. Scusate. Facciamo questo contrario, prendiamo questo e portiamolo davanti. Ecco, a volte trovate anche qua il nome, l'etichetta. No, questo è il colore del testo. Oppure sopra, dipende poi dalle convenzioni grafiche. A volte l'etichetta che dice ok, i dati catastali sono questo, lo scrivi o leggermente fuori o direttamente dentro, oppure a volte sul bordo, vabbè, col suo sfondo bianco. Dipende poi dalle convenzioni di ogni sistema operativo, no? Come visualizza normalmente questo tipo di informazioni. Quindi se io avessi più informazioni da fornire, le raggrupperei, non, a questo punto non basta più solo suggerimento della spaziatura, dell'allineamento, ma ho qualcosa che lo rinforza. Una linea magari molto sottile, ma mi dice, guarda, questi elementi, sulle finestre di dialogo complessi le vedete, anche su una righetta oppure un bordino, che vi, a colpo d'occhio vi dicono questi elementi sono da trattare insieme. Ok, questo caso specifico stavano tutti su una riga, quindi non ci dà fastidio. Poi manca ancora l'altro dato che è la ditta. Quindi duplichiamo questo per chiedere la ditta. Che ci fa la manutenzione, e per questa cosa facciamo? Aggiungiamo un'altra casella di testo? Per la ditta solo come non possiamo fare un radio fatto. Lo possiamo fare? Un radio fatto, perché abbiamo una sola ditta che non è importante. Allora, qui dovremmo, allora, la logica di questo dato è selezionare una ditta tra un elenco già noto. Ok, allora, a differenza dell'indirizzo che deve essere inserito a mano, qui ho già, so già quali sono gli elementi da scegliere. Per cui il modo di permettere all'utente di scegliere un elemento da una lista è, sono due essenzialmente, le modalità, tre, a seconda della numerosità e della complessità di degli elementi di questa lista. No? L'abbiamo un po' visto la volta scorsa, con un po' di esempi, con le varie casistiche. Potrebbe essere un elenco di radio button,
ditta 1, ditta 2, ditta 3, ditta 4, una cosa di questo genere. Allora, ecco qua. No? Un po' di nomi di ditte, dalle quali l'utente dovrà sceglierne una. Questa è una possibilità. L'altra possibilità, con lo stesso numero di ditte, è un menu. Un elenco a discesa scusate, qui devo togliere questi simboli che nel caso dei radiobatton vengono interpretati come pallino. Quindi dal punto di vista grafico ho queste due modalità. Una tendina, adesso qui la sta facendo vedere aperta, con l'elenco di tutte le ditte. Però io potrei farla vedere chiusa, quando ci clicco sopra si apre, no? Ce la immaginiamo così. Oppure l'elenco per esterno, quindi solamente quando clicco sul bottone vedrò l'elenco di tutte le ditte, ne scelgo una e questa è quella che diciamo, rimane valida. L'alternativa invece è avere le ditte sempre visualizzate, ne scelgo una. Quale delle due alternative dipende sia da ragioni diciamo così, quantitative che ragioni estetiche, no? In certo senso, estetica non tanto di quello più bello, ma quello più coerente con l'impaginazione. Se ne abbiamo troppe, cioè qui 5 sono già tante, se fossero già di più direi i radio button non li usiamo e usiamo questo, dove tutto sommato se anche un elenco più lungo tutto sommato sai chi stai andando a cercare, al limite ci metti una finestra di testo per filtrare, cioè una casellina di testo come la combo box per filtrare il nome e la trovi anche attraverso un elenco lungo. Quindi il caso del radio button io lo metterei solamente se so che avrò poche ditte tra 4, 5 e basta, altrimenti preferirei una soluzione di questo genere. Soluzione di questo genere che tra l'altro si presta anche a un'altra operazione, fatemi parcheggiare un attimo il radiobatto, si presta anche a questa operazione qua, di essere in modalità normale, cioè chiusa, visivamente molto uniforme rispetto ai passi precedenti. Qui si sviluppa sempre in orizzontale, qui immagino che il nome della ditta è magari più lungo, c'è anche l'indirizzo, ci mettiamo altri dati che possono servire, mentre invece i radio button tendono a svilupparsi in senso verticale, quindi aggiungo lunghezza alla pagina. Quindi io li parcheggio qua perché questa soluzione mi sembra più. Sono tante o poche le ditte? Non lo so, saranno tante o poche? Non lo so, quando costruisco il sistema informativo potrebbe essere un'informazione che riesco a prevedere oppure no. Quindi nel caso mi metto qua, in questo caso che è il caso più generale. E questo avrebbe anche l'altro vantaggio che mi permette di avere tutto il form in una videata sola e quindi rendere sicuramente visibile il bottone inserisci. Qua in fondo. Adesso qui bisogna allinearlo bene. Vabbè.
Mentre invece immaginate di avere un elenco lungo di radio button di questo genere, il bottone inserisci sono obbligato a spostarlo in giù. E se questo elenco è più lungo di un tanto, mi va fuori dalla pagina, l'utente rischia di non vederlo, oppure dover fare scrolling, dover pensare, ma dov'è il bottone, in basso o in alto? E sappiamo che ogni domanda che l'utente si deve fare è una difficoltà in più per l'usabilità. Quindi questo passaggio si chiamava dove siamo qua? Passaggio il sistema verifica che il nome non esista, infatti me l'ha fatto vedere sopra, mi permette di inserirlo, richiede di inserire i dati, cioè mi mostra il form e l'amministratore inserisce i dati del condominio. Questi passi 4 e 5 sono rappresentati da questo mockup. Quindi questo si chiama inserimento 4-5. E dopodiché cosa abbiamo? Abbiamo finito, il sistema convalida e memorizza il nuovo condominio. Qui ci sarà un mockup molto semplice che dice confermo, dati inseriti correttamente, e finisce lì. Quindi questo qua faccio in fretta a duplicarlo. Non riesco a selezionare, ecco, senza portarmi dietro anche il browser. E quindi qua poi l'utente l'unica cosa che potrà fare è eventualmente, se vuole inserire uno nuovo, ritorna al menu, clicca inserisci. Questo sarebbe quello di conferma. Ops, cosa ho fatto? Questo qui. Salva. Modificato nel 4.5. Oh, l'ho modificato senza accorgermi. Qui questa parte qua la tolgo. Ok. Dopodiché ci rimangono ancora da gestire i mockup per le eccezioni. Quali sono le eccezioni? L'amministratore annulla al passo 3 o al passo 5? Ah, questo è facile, basta aggiungere un bottone annulla sia qui sia qui. Quindi qua è facile da inserire, lo potremmo mettere a fianco dell'inserisci, qui è un po' meno ovvio dove convenga metterlo. Lo mettiamo qua sotto. Oppure lo mettiamo a fianco, stringendo un pochino. Togliti.
oppure le mettiamo entrambi sotto. Forse questa è la più canonica come soluzione. Cioè se io prendo esempio qua, ricordate che la regola principale è copiare, qui devo inserire un dato, salvo o annulla, quindi o li metto entrambi a fianco uno sotto l'altro oppure quest'altra soluzione che abbiamo disegnato qua, e vi ricorda più le finestre di dialogo dove i dati da inserire e i bottoni per l'azione al fondo. Poi annulla, va a sinistra, inserisce a destra o viceversa. Windows fa in un modo, il Mac fa in un altro, no? Tanto per essere simpatici a vicenda. Quindi non c'è una regola consolidata su cui tutti siano d'accordo. Ok, quindi qua abbiamo tenuto conto di queste due eccezioni. L'amministratore annulla, l'amministratore inattivo non prevede nessuna interfaccia utente, perché non è che c'è un bottone in cui l'amministratore dice non sto facendo niente, è passato il tempo, semplicemente il fatto che è passato il tempo il sistema lo rileva. Invece casi d'uso che richiedono intervento sono il 4, cioè, eccezioni nel caso d'uso che richiedono intervento sono ad esempio la 4C e la 6D. 4C cosa succede se il nome del condominio è già presente? Quindi noi abbiamo inserito il nome di un condominio, clicchiamo su inserisci, ci aspettiamo di dire va bene, inserisci pure i dati di questo condominio, oppure può andare male e allora dirò che il condominio esiste già. E il sistema notifica l'errore e chiede di modificare. Il caso d'uso prosegue il passo 3. Allora facciamoci sempre solo due domande. Quali informazioni fornisce il sistema all'utente? Fornisce l'informazione che quel nome esiste già. Quali azioni, quindi quali informazioni l'utente può fornire al sistema? E qui abbiamo due scelte. O facciamo una videata in cui scriviamo il nome esiste già, è già stato utilizzato, e poi un bottone unico, un sito OK, finisce lì, allora io devo cliccare su ok perché ho capito che ho sbagliato, e cliccando su ok vengo riportato qua. Allora in quel caso l'utente fornisce al sistema l'informazione che ha capito, appunto. Oppure però per semplificare la vita all'utente, quando il sistema fornisce all'utente l'indicazione che il nome non esiste, possiamo già mettere in grado l'utente di reinserire il nome modificato. Allora vuol dire che nella pagina, nel mockup che stiamo costruendo, per il caso 4D, ci mettiamo anche una copia di questa roba qui. Così lui non deve cliccare ok e poi tornare indietro a reinserirlo, ma ha già lì, visto che gli chiedo reinseriscilo, inseriscilo qui, non andare a inserirlo da un'altra parte. E quindi posso duplicare questo, ne creerò un altro in cui ti lascio comunque inserirlo dopo che ti ho detto, ad esempio prendiamo un po' questo, CTRL C, andiamo sotto. Ti ho detto magari errore condominio tal dei tali già esistente.
Quindi potete immaginare l'utente, è qua, inserisce un nome di un condominio, clicca su inserisci, il nome esiste già e arriva a una pagina così, che è uguale a quella di prima con un più messaggio di errore. Sotto è già precompilato col nome che aveva scritto, può correggerlo e riprovarci. Questa volta sperabilmente inserisce un nome nuovo e va a finire qua, ma se non dovesse farcela neanche questa volta, continua a ciclare in questa pagina. Quindi abbiamo ridotto di uno il numero di click che l'utente deve fare rispetto ad avere semplicemente condominio esistente, bottone ok e dover ritornare sulla pagina sul mockup numero 2-3. Quindi questo è il mockup che è 4C e 3 insieme. Perché fa 4C, cioè notifica l'errore e poi inserisce il nome del condominio, è già permesso su questo. Ops. Quindi questo nuovo mockup si chiama inserimento 4C3. Poi ce ne rimane ancora uno. I dati sono errati e incompleti. Allora anche questo lo trattiamo nello stesso modo. Qui ci andiamo a sostituire, è un'alternativa rispetto alla conferma, va bene, è andato tutto bene. Dopo questo inserimento l'utente clicca su inserisci e ci sono dei dati che sono errati o incompleti. Allora, se applichiamo lo stesso metodo, faremo un altro mockup che è uguale in tutto e per tutto a questo, con in più delle indicazioni ben in evidenza su che cosa era mancante oppure errato. Quindi prendiamo questo che era il 4-5, lo cloniamo, andiamo a prendere il clone. Facciamo un po' di spazio in alto, sono pigro quindi vado a prendere questo, errore, ad esempio dati errati o incompleti. E magari tendenzialmente ciò che si fa è si cerca di evidenziare quali sono i dati errati. Supponiamo che lui magari abbia dimenticato l'IBAN, allora glielo evidenziamo, così a colpo d'occhio capisce quali sono i dati errati, a volte anche eventualmente un messaggio puntuale che dica che cosa c'è di sbagliato in quel campo lì. Ad esempio potremmo mettere piccolo testo che dica il codice IBAN deve avere, oh, non so, 18 caratteri, non lo sto inventando, non lo so. Quindi mi evidenzia in loco dove, se ho un campo solo come nel primo caso non c'è bisogno di dire di più. Ma se ho un foro con più campi e mi dice guarda che hai sbagliato qualcosa o hai dimenticato qualcosa, dimmi cosa ho dimenticato, così non vado a rivedere tutti i campi uno per uno alla caccia dell'errore, ma dimmi già dove hai riscontrato gli errori, così mi concentro su questi. Questo e poi magari appunto il mappale era obbligatorio, allora mancava, lo vado a indicare e basta poco. Un bordino un pochino più spesso, un colore che cambia, l'utente capisce cosa vogliamo dire. In alcuni siti, diciamo così, prima maniera, era uso all'inizio, qua, dove c'è scritto errore, fare l'elenco degli errori. Hai dimenticato questo, quell'altro non era formato, però era scomodissimo. No, perché tu devi andare a leggere sopra, poi correggere sotto, poi capire sopra cosa ti diceva, relativamente a che cosa, capire quale fosse il campo,
quindi era ormai è una prassi che tutti hanno abbandonato, per fortuna, tranne sistemi informativi ancora vecchi o fatti male, e si cerca di fornire informazione il più vicino possibile al punto in cui la posso correggere. E poi ci riproverò, rifarò di nuovo, inserisci, eccetera. Allora, cosa manca ancora per concludere questo? Allora, dobbiamo dargli un nome, inserimento 6D, se non sbaglio si chiamava 6D e anche 5, perché ho scelto di non fare solo il 6D, ti dico che c'è un errore, ma darti già la possibilità di rimettere i dati correggendo. Aggiungiamo ancora il link, ad esempio inserisci, qui siamo nel caso 2-3, porterà al 4-5. 4-5 inserisci, porterà al 6, e questo è il caso facile. Poi dobbiamo gestire due casi anomali, e quindi dobbiamo aggiungere un bottone fittizio nei nostri mockup. Quindi possiamo, lo metto fuori per ricordarmi che non fa parte dell'interfaccia, inserisci con errore, e questo come link mi porterà non a 4.5 ma a 4C, così come quello successivo inserisci errore mi porterà non a 6 ma a 6D. Dopodiché questi ultimi due inserisci mi porterà dunque a 4,5, e quest'altro mi porta a 6. Speriamo di aver fatto i collegamenti bene. Parto dal primo. Allora, questo è il caso normale, quindi mensa sex scenario, inserisco il nome del condominio, clicco su inserisci, mi chiede di inserire, digitandoli, scrivendoli io, indirizzo, l'IBAN e questi numerini qua di dati catastali, e scegliere da questa tendina la ditta che fa la manutenzione. Quando ho finito, clicco su inserisci e ho finito. Se invece ci sono delle anomalie, se ho un errore di inserimento la prima volta, arriverò a questo messaggio che mi permetterà di correggere, dopodiché posso andare chiaramente la seconda pagina. Se anche nella seconda pagina sbagliassi l'inserimento, mi darà la possibilità di correggere i dati, e poi finalmente, dopo che li ho corretti una o più volte, adesso qua potrei avere anche l'altro bottone sbaglia ancora perché sia recidivo, ma altrimenti posso inserire e ho completato. Quindi a livello di informazione, di ragionamento, cosa abbiamo fatto? Noi avevamo chiaro, era già scritto, ci siamo già trovati fatte, la narrativa di un caso d'uso. Chi è il rattore e qual è l'azione che compie. Noi siamo dovuti andare a aggregare o disaggregare, mettere insieme a coppie oppure dire no, questo qua separiamolo, le vari passaggi della narrativa, mappando ciascun pezzo di narrativa su, quindi una coppia di elementi, anche copiati in modo diverso da come erano nella narrativa, per un'eccezione come un normale lo messi insieme per costruire i mockup. A livello di flusso di operazioni, a livello di dettaglio, cioè una volta che ho deciso che nel mockup ci vogliono dei dati, devo inserire dei dati, mi devo chiedere come sono fatti questi dati. Allora, per questo non mi basta solamente la narrativa del caso d'uso,
ma come abbiamo visto è necessario andare anche a riconsiderare un modello concettuale. Quali sono questi dati? Come sono strutturati? Sono numeri, sono testo breve, testo lungo, elenchi, elenchi corti, elenchi lunghi, eccetera, per poter strutturare poi i widget, i singoli elementi di interfaccia che possono raccogliere nel caso in cui dobbiamo inserire, oppure presentare nel caso in cui dobbiamo semplicemente visualizzarli, questi dati nel modo migliore possibile. Quindi ci servono entrambe le cose. Il mockup mette insieme sia il caso d'uso, che a sua volta si porta dietro il figlio del processo, sia il modello concettuale. Alla fine dell'interfaccia c'è tutto, essenzialmente. L'utente deve sapere cosa fare, quindi caso d'uso del processo, e quali informazioni, su quali dati sta lavorando, quindi il modello concettuale. Senza dover fare un corso, senza dover comprendere questi diagrammi, a colpo d'occhio nell'interfaccia converge tutto. Non so se avete domande, io ho finito qua, addirittura qualche minuto in anticipo rispetto alle previsioni. Sì, c'è una domanda. Vi va male perché non è una domanda. Ah, il tasto annulla, in realtà lo dovrei portare a un mockup che non ho fatto ancora, che è quello della pagina iniziale del sito. Allora, se vogliamo, visto che abbiamo qualche minuto, io posso immaginare di avere una pagina iniziale che è così. No, ma non ci metto tanto, tranquillo. C'è una pagina iniziale. Dove, non so, qua posso metterci delle news o quello che volete, ma essenzialmente è la pagina dalle quali attivo le varie funzioni. Adesso non metto più questo in grassetto perché non è ancora selezionato. La parte di partenza, quindi diciamo così, la chiamiamo home page. L'home page è la destinazione di tutti i bottoni annulla. Cioè, quando annullo esco dalla funzionalità inserisci condominio e torno all'inizio e mi permette di scegliere altre funzioni se voglio. Ecco, sì. L'ultimo annulla è l'ultimo annulla in cui sono già inserendo i dati con qua. Non dovrebbero tornare all'inserimento del nome del condominio, perché magari si rende conto l'amministratore che ha fatto un errore, vuole cambiare il nome, non annullare l'intera operazione. Per tornare all'inizio c'è comunque il tasto home nella riga in alto. Allora, lui dice, lui interpreta l'annullo in modo diverso. Dice, io sono qua, ho inserito il nome del condominio, sto per inserire i dati ma mi sono accorto di aver scritto male il nome del condominio. Allora, vorrei che questo annulla mi portasse in realtà qui, non all'home page. A me sembra che sia meglio usare in modo coerente i nomi. Annulla, annulla. Quindi qualunque passaggio tu sia di una procedura, annulla, annulla l'intera procedura. Per fare quello che vuoi tu, c'è un'altra tattica, no? Un'altra, diciamo così, convenzione, che è quella dei bottoni avanti e indietro, precedente e successivo. Allora, anziché inserisci annulla, in molti Windows le chiama autocomposizioni, no? Wizard in inglese sono procedure guidate, fatte di più, videate, in cui da ciascuna posso passare alla successiva, next, avanti, oppure tornare alla precedente. Allora, se voglio fornire una funzione di questo genere, io non lo chiamerei annulla, ma lo chiamerei indietro. Oppure, se voglio mantenere annulla, perché è importante che uno possa annullare tutto, ci metterei a fianco di Xplendore qua un'iconcina, un bottoncino con scritto modifica, quindi ci clicco sopra e torno indietro.
Anche se non mi piace tanto mettere un bottone modifica qua, perché? Perché magari ho già scritto qualcosa qua sotto e se clicco modifica me lo perdo. Invece è più esplicito se io clicco indietro da qua, e quei dati che ho scritto ormai non valgono più perché sono tornato indietro. Quindi in quel caso lo gestirei così. Va bene, oggi vi divertite voi in laboratorio.